Allora, benvenuti, eccoci qui su QAVIMeter. QAVIMeter è un vecchio software, l'ultimo aggiornamento del 2010 per Windows, e che consente di creare abbastanza facilmente delle animazioni per Second Life oppure per OpenSim. Per usarlo occorre avere ben chiari alcuni concetti, cioè primo che l'avatar su cui si fanno le prove, vedete questo qui, ci consente di vedere in anteprima quello che succede, no? Poi bisogna capire bene quanto lungo vogliamo fare l'animazione, quindi andiamo a vedere qua in fondo, vedete che qui partiamo dal frame 2 e non dal frame 1 al frame 2 fino al frame 30. Perché 30 praticamente coincide col primo, quindi è un'animazione che tendenzialmente, soprattutto quando è ripetuta, passa dal 2 al trentesimo, no? Ma essendo che il frame per secondo, cioè frame sarebbe ogni istantanea del movimento, sono 30 frame al secondo, questa animazione complessivamente dura un secondo. Quindi se noi vogliamo che l'animazione duri più di un secondo o meno, dobbiamo modificare. Quindi ad esempio qui invece di 30 possiamo mettere 60. E vedete che si allunga questa tablatura dove ci sono le posizioni di ogni elemento del corpo. Ora, la cosa interessante è che lui è in grado di associare e di calcolare tutte le posizioni intermedie. Mi spiego. Allora, supponiamo di voler fare un'animazione in cui l'avatar semplicemente gira su se stesso. Allora, il punto cruciale, lo hip, questo, lo clicchiamo, selezioniamo. E diciamo che al momento 2, quindi al frame 2, è in posizione fatta così, ok? Poi se noi andiamo a circa metà del frame, quindi andiamo a spostiamo questa e lo facciamo fino a che arrivare a metà, ecco. Allora qui possiamo fare in modo tale che sempre il nostro hip famoso, invece di essere girato di qua, si gira, quindi vediamo che c'è il giramento verde. Alt, questo, vedete che giriamo l'avatar in maniera tale che sia a 180 gradi, no? Ok, quindi è fatto di qua. Ok, quindi a questo punto facendo qua possiamo anche mettere, diciamo, possiamo mettere un frame point qua dovevamo farlo prima, quindi abbiamo messo il frame point e poi gli associamo il verde, appunto. Ah no, l'avevamo già messo, 180. 180, ok. Indie, torniamo all'ultimo frame, questo, quindi aggiungiamo un frame in ultima posizione e lo rimettiamo invece con la rotazione del nostro hip, che era questo. Hip. Ecco. Lo rimettiamo con la rotazione 0. Aspettate, però dobbiamo andare fino in fondo qua e qui gli mettiamo la rotazione 0. Però dobbiamo prendere sempre il nostro hip e qua torniamo alla rotazione 0. Vedete, bisogna soltanto litigare un po' con lui per vedere un po' come funziona. A questo punto, vedete che quando io faccio tutto questo giro, lui praticamente e qua in realtà la rotazione non era 0, dovevamo metterla. Suppongo che avessimo dovuto mettergli 360 anziché 0. 360. Ok, 359, ma questo dovrebbe funzionare. Quindi praticamente facendo così, vediamo l'avatar praticamente che fa tutto il giro. Ok? Quindi ci giriamo e quindi l'avatar fa questo giro. Potremmo fargli fare anche altre animazioni. Comunque, qui per vedere un po' l'animazione come verrebbe, è sufficiente anche cliccare qua. Solo che vedete che va da loop in a loop out, quindi facciamo da 2 a 60. Vedete che ci fa vedere l'animazione che gli abbiamo detto qui, dal secondo frame al 60 e quindi gira e fa tutto questo giro. Okay?
Se intanto che, adesso lo stoppiamo un attimo, allora partiamo dal primo frame e diciamo che quando parte, tra l'altro non confondete, non andate sul frame 1 perché il frame 1 non lascia fare niente, andiamo sul frame 2 e diciamo che partiamo con le braccia tutte diciamo distese, questo. Quindi prendiamo anche questa animazione e la distendiamo. Ok? Poi andiamo nel punto metà qua e diciamo che a questo punto mettiamo le braccia tutte alzate al massimo possibile. Facciamo anche su quest'altra giuntura. Ah, non era questo il braccio, era questa la spalla. Quindi la facciamo tutta alzata. Ok. E poi andiamo infine all'ultima cosa. E qui anche gli riabbassiamo le. Quindi anziché. Mettiamo 0. No, anzi facciamo. Non mi ricordo com'era all'inizio. Comunque lo mettiamo meno 81. E quindi mettiamo. Qui c'è dunque. Ah sì, perché cambia di verso e quindi prendiamo questo e lo facciamo qua, ok? Allora a questo punto se noi rifacciamo il normal play di questa animazione, quindi andiamo dal 2 al 60, quindi andiamo qua, gli facciamo l'animazione e vediamo che praticamente abbiamo il nostro avatar che gira, e intanto che gira alza le braccia, quindi una specie di danzina. Ok? Quindi quando siamo soddisfatti con la nostra animazione, cosa faremo? Dobbiamo salvarla e la salviamo facendo prima l'optimize bvh, ok? Quindi elimina i punti inutili dal nostro spartito e poi facciamo file save as e ce lo salviamo sotto un punto che sappiamo trovare, quindi facciamo C danza, magari minuscolo, danza.bvh, e a questo punto questa animazione la possiamo poi importare in Second Life o in OpenSim. Adesso poi lo vedremo poi nel terzo filmato, l'import corrispondente. Volevo solo farvi notare alcune cosine ancora di questa cosa qua, e cioè che a parte che possiamo anche cambiare, quindi abbiamo danza che abbiamo salvata, possiamo dirgli esempio di vederla su un uomo, anziché su una donna, vedete che possiamo vedere praticamente la nostra animazione. Ok? E poi una cosa interessante che possiamo fare se volessimo. E possiamo aggiungere nel nostro schema, diciamo, dei prim. Cioè qui potremmo ad esempio dire, supponiamo di voler fare una danza in cui l'uomo gira per esempio attorno a un cubo. Allora sarebbe interessante creare un cubo, vedete? E questo cubo metterlo praticamente, potrebbe essere un tavolo, una sedia, eccetera, piuttosto che possiamo fare anche una sfera, insomma, possiamo comporre come se dovessimo gestire, insomma, un build in Second Life e possiamo, insomma, aggiungere degli elementi o degli schizzi di elementi in modo tale da vedere come verrebbe la danza o l'animazione rispetto a questo elemento. Queste cose non servono a niente, non vengono salvate, però vi danno l'idea della potenza con cui si può usare BVH Animator. Altre cose notevoli non me ne vengono in mente. Ah sì, una cosa potreste fare. Dunque, ti ricordate che l'unico che permette di muovere l'avatar è questo, che quindi è l'hip. Quindi potete muoverlo a sinistra, a destra, o in alto, in basso, o in avanti ed indietro. Ok? Tutti gli altri elementi non li potete spostare, quindi non potete spostare la posizione, a meno sembra che. Ah no, questo qui era l'hip.
Ah, probabilmente perché lavora su Leap. Comunque, tendenzialmente si lavora su Leap per spostare l'avatar. Ma poi la cosa importante è che se, tra l'altro qui, Ctrl-Alt-Shift, mi sembra che abbia un effetto, ecco, di panning, Ctrl-Alt-Shift, e poi si trascina il mouse, invece Ctrl o semplicemente trascinato si orbita attorno al nostro oggetto. Quando si hanno queste sfere, verdi, rosse e blu, vedete che il blu, ad esempio, è associato al Ctrl. E quindi se io faccio, mentre l'ho selezionato, faccio Ctrl e poi muovo questo, lo tocco Ctrl e poi muovo il mouse, vedete che lui cerca di fargli fare la cosa. Se io premo Shift, invece cerca di muovere praticamente secondo il rosso, e Alt invece muove secondo la cosa. Ti ricordate che ad esempio anche qua è importantissimo che si clicca, si tiene cliccato e poi si preme l'Alt. E non fate come me che per un'ora ieri non riuscivo a fare questa operazione. Allora, il fatto di poter manipolare le cose con Ctrl-Alt-Shift in questo modo qua permette di semplificare, insomma, l'animazione senza che vogliamo. Ok? E quindi poi riusciamo a fare l'animazione. Ora, ve l'avevo già detto prima, ma vi sottolineo che lui fa il calcolo di tutte le posizioni intermedie, quindi voi non dovete modellare tutte le posizioni intermedie, ma è sufficiente che modelliate le posizioni iniziale e finale di ogni singolo elemento, piede, gamba, eccetera, in modo tale da così gli mettete, scegliete la posizione in cui assume un certo aspetto e poi fate l'animazione. Ora ci vediamo tra poco che vedremo poi questo elemento come lo importiamo effettivamente su OpenSim.